pochi mesi dalle elezioni per il rinnovo della carica di sindaco a Chieti, si profila quasi un ballottaggio, no? Tra Di Primio e Febbo, si va alle primarie? Ma il ballottaggio forse lo faremo dopo col centro-sinistra, all'interno del centro-destra credo che invece si debbano trovare le motivazioni migliori per andare avanti e soprattutto si debba trovare la forza di mettere insieme le cose migliori che esistono nel centrodestra per affrontare una battaglia che sappiamo essere molto difficile. Difficile perché non c'è più l'aria del 2010, è evidente, perché la sinistra comunque oggi ha dei vantaggi, perché esistono i 5 Stelle, perché ci sono altre forze civiche che in qualche modo finiranno per erodere consensi anche al centrodestra, e quindi si tratta di fare una grandissima coalizione di centrodestra, forte, determinata. Io credo che non faremo nemmeno le primarie perché con Forza Italia stiamo discutendo anche le vicende che riguardano la candidatura a sindaco. Ritengo che la mia candidatura a sindaco da riproporsi sia una candidatura forte per il centrodestra e che garantisce tutto il centrodestra, e quindi penso che nei prossimi giorni arriveremo con le altre forze della coalizione a presentare una candidatura unitaria che metta insieme tutte le parti del centrodestra. La vicenda di Pescara qualcosa vi ha insegnato? Spero che abbia insegnato qualcosa a chi ha esasperato quella vicenda. Ritengo che non sia riproducibile a Chieti, ma farei di tutto io per primo perché non si producesse a Chieti. E Febbo come lo si tiene buono? Ma Mauro è un oggi voglio dire esimio consigliere regionale della Regione Abruzzo, fa opposizione tenacemente, ha ritenuto di spendere il suo nome per come dire, dare una scossa al centrodestra. Credo che la cosa sia riuscita, decideremo insieme le cose da fare. Quindi niente primarie? Ma ad oggi non ci sono, in politica non si dice mai. Quindi non sono io certo a dirlo, però mi sembra di poter dire con sufficiente ottimismo e con la consapevolezza di chi sa come vanno le cose che ad oggi le primarie non si dovrebbero fare.